Guardate che meraviglia questo posto, mamma mia, è bellissimo. Per la rubrica Il viaggio del mondo in 80 video, Sebastiano Serafini parte alla scoperta di Bali in Indonesia. Buongiorno a tutti, stiamo andando a Narita, che vado a prendere l'aereo per Bali. Io mi gusto questi due onigiri. Guardate che buono questo onigiri, che invece dell'alga è in una foglia. Quindi buona colazione e ci vediamo in aeroporto. Ciao! Ed eccoci in aeroporto, siamo in partenza per Bali, quindi bye bye stagione delle piogge in Giappone e hello spiagge tropicali. E guardate a Narita come vi potete rilassare. Devo dire che comunque in vista delle Olimpiadi questo aeroporto è diventato bellissimo. Stiamo salendo sull'aereo. Siamo qua con il nostro giornale di Bali. Riprese molto ferme, siamo arrivati a Bali. Yeah. Ecco qua il caloroso arrivo in aeroporto. Vabbè, quindi siamo arrivati a Bali e consiglio, non prendete, no, nessun taxi appena uscite dall'aeroporto. Seguite i consigli di Seba e andate dritti a prendere il taxi, quello serio. Abbiamo letto su un blog, quindi ci fidiamo. Il nostro taxi blu, quindi siamo saliti su questo che ci costerà solo un euro invece che 20. Ci sono le palme. Vabbè, finalmente siamo arrivati. Tra l'altro staremo in tre diversi hotel. Il primo è tipo a 3 km dall'aeroporto. Invece quello dopo sarà in un posto veramente magnifico, quindi veramente penso che sarà uno degli hotel più belli in cui sono mai stato. Comunque tutti i tre hotel in cui stiamo questa vacanza sono tutti 5 stelle, quindi siamo contenti. Eccoci qua arrivati all'hotel, tipo un minuto dall'aeroporto. Vediamo quanto costa. Oh mio Dio, un euro? Il taxi per un euro? Adesso ancora i calcoli non li so fare bene. Comunque in teoria dovrebbe essere, cioè, meno del caffè che ho preso in aereo, che era 2 euro. Guardate che carino, eccoci arrivati nell'hotel. Wow, guardate che bello. Comunque il taxi ci è costato 30.000, perché abbiamo scoperto che 30.000 è la tassa minima per prendere il taxi, che quindi sarebbero 3 euro. E adesso andiamo a fare il check-in. Ed ecco arrivato il primo cibo. Il mio c'ha un profumo veramente buonissimo, non lo so, sembra tipo una peperonata che fa mia mamma, però con dentro tutte altre cose. Adesso ci gustiamo sta cosa. Buon appetito. È buonissimo, ha un sapore super intenso, anche se un po' oleoso. Oh mio Dio, questa sono la Elsa e l'Anna più brutte che ho mai visto. Ho finalmente trovato il vestito per Soul Mafia, quando comparirà nel mio prossimo music video. Direi che è bellissimo. Cosa ne dite? Siamo in una sala giochi di Bali. Mio Dio, questa fa non poco paura. Ghost Bowling. Sì, non c'è nessuno infatti. Ma questa sala giochi è troppo trash. Guardate che bello, i cuori coi pesci. Guardate anche loro quanto si stanno divertendo, ma è bellissimo. Io voglio andare sui go-kart. Guardate che carini. Ho il presentimento che queste arrivino dal Giappone. No, ma quanto è bella. Guardate la il regino di cuori. Lo riconoscete questo? Non è quello da cui Dumbledore beveva. Le forchette conchiglia, utilissime. Il Santo Graal, i Santi Graal. E solo per voi questo apribottiglie. Il senso della moda a Bali è interessante. L'abbinamento dei colori. E adesso ci vogliono un po' di drink. Siete pronti? Si va. Siamo da Henry. Guardate quanto prosciutto, bresaola, salami sono arrivati vari. Direi che la serata ha preso un buon inizio. Non credo farò altri video oggi, perché prevedo un'embriagatura. La serata prosegue con altri due drink. Guardate un po', siamo entrati in una specie di combini made in Bali. E guardate quanti frutti esotici che c'hanno. C'hanno l'ananas, c'hanno veramente di tutti. Dragon fruits, c'hanno anche i fichi d'India. Una pera, guardate che belle pere. Oh mio Dio, ma c'hanno anche i vestiti. Mi devo comprare uno spazzolino da denti. Queste se ne mangiava sempre mio nonno. Ed eccoci tornati sani e salvi.
Il hotel? Non sono ubriaco. Ma dove siamo? Le palme. Certo che però sta tipa fa un po' paura. O sembra a me. È una tipa o un tipo? Penso una tipa. Momento colazione. Iniziamo col riso perché siamo in Asia ovviamente, quindi il bacon di Bali. Adesso ci facciamo preparare una buonissima frittatina. Faccio preparare le mie solite uova solo con il bianco dell'uovo. Ecco qua la mia ricetta per rompere le scatole a tutti. Sapete io che sono difficile quando si tratta di colazione, però è il pasto più importante dopo tutto. E da mame per colazione mi sembra un'idea geniale. Un'insalatina per iniziare la giornata. Ci sono anche le pancake. Prendiamo solo una pancake perché se no la prova costume non la superiamo. Ed ecco qui la mia colazione di oggi. Mangiamo! Sono gli scoiattoli, guardate gli scoiattoli che non... Ah, eccolo qua, uno scoiattolo, lo vedete? Sono due. E poi ci sono anche le carpe. Che carino, che carino! Ragazzi, ora vi dico uno dei grandi problemi della vita: piscina o mare? Che lo vedete laggiù, no? Lo vedete il mare? Mare o piscina? Non riesco davvero a decidere, ma si sa, conduco una vita di stenti e di fatiche, quindi non lo so, guardate, aiutatemi voi. Vabbè, ho fatto solo una notte in questo hotel, ma adesso si è venuta già a prendere una macchina perché andiamo nel prossimo hotel. Il prossimo hotel sarà davvero una figata. Ci faremo ben 5 ore di macchina, però andremo in un hotel veramente, veramente boh. Sarà lui il nostro autista? Penso di no. Ho già fatto un Insta Story nel frattempo. Stiamo andando a Menjiang. È arrivato il nostro autista. Ci faremo ben 5 ore di viaggio, ma ne varrà la pena. Ah, oh, no, non era il nostro. Uffa. Ecco qua. Penso proprio che sia questo. Oddio, il nostro autista mi fa troppo ridere con i cuscini. Abbiamo il wifi in macchina per fortuna, bene. Sono tutti frutti esotici, un po' di nuts e poi dell'acqua. Abbiamo anche il frigorifero in macchina. Oh, thank you so much. Arigato. Ho scoperto che questo diventa anche un letto volendo. Stiamo andando in montagna. Cinta? Cinta, I love you. Cinta, cinta anta. Cinta anta. Cinta anta. Sai, cinta anta. Sembra una canzone di Young Signorini, ma no, invece è ti amo in indonesiano. Guardate che meraviglia, con il laghetto sotto. Sembra di essere nel mio paese, a Trentino, a dirvi la verità, però siamo a Bali. Scendere dall'auto e trovarsi delle scimmie. Mamma mia, che avventura, oh. Prima quella mi attaccava, guardate. This looks so mean. Questa mi fa... Guardate, a me fa paura questa, però ve lo dico. Guardate che meraviglia questo posto, mamma mia! Siamo arrivati, non la riesco a inquadrare, ma siamo arrivati finalmente alla spiaggia! Cioè, oddio, c'era la spiaggia tutto il tempo, ma adesso entriamo nella foresta e andiamo alla ricerca di questo hotel. L'hotel dovrebbe essere tra una decina di chilometri. Siamo arrivati nel parco nazionale di Bali, finalmente. Yuhuu! L'hotel è qui dentro da qualche parte. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.